seduta negativa per il listino milanese, in controtrend rispetto al resto delle borse europee, che invece scambiano sulla parità. In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni, più 2,01%. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto costruzioni, meno 4,25%. L'euro-dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,15. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicate le vendite al dettaglio del Regno Unito, pari a meno 0,8%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il Philly Fed. Domani, in Giappone, saranno pubblicati i prezzi al consumo. In Cina sempre domani i mercati sono in attesa del PIL. Si attende una partenza incerta per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P meno 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti. We'll be right back.